Io credo che l'intensa e interessantissima relazione di Angelo Dossi e anche le conclusioni, insomma, mi facilitano molto il lavoro di introdurre anche la proposta di un'associazione intitolata a Salvatore d'Albergo, soprattutto per le conclusioni che ci ha dato e l'invito a costituire territorialmente, provincialmente, dei comitati per, diciamo, la difesa e attuazione della Costituzione, la difesa e il rilancio della Costituzione repubblicana antifascista nata dalla Resistenza. Credo che questo possa essere uno dei compiti che l'associazione può aiutare a realizzare. Ricordandoci al tempo stesso che la Resistenza è stata anche un forte processo unitario, in cui una componente, quella più determinata, decisa, che aveva anche strategicamente, diciamo, posto con chiarezza i propri obiettivi, qui c'è stata ricordata anche la svolta di Salerno, Togliatti e così via, una componente, quella comunista, però sì, che è decisa e determinata anche a respingere i tentativi anglo-americani durante la lotta di liberazione, soprattutto inglesi, in quel caso il proclama Alexander, di smobilitare la Resistenza, di renderla non protagonista della lotta sul campo, no? E quindi di toglierle poi un potere effettivo. No? E qui i comunisti giocano un ruolo fondamentale, ma i comunisti sono capaci di costruire un fronte unitario, di farlo insieme con gli altri. Questo è un fatto importante. Io credo che su questa base noi dovremmo anche provare a costruire fronte. No? Io ricordavo nell'editoriale di Marx 21, insomma, che abbiamo anche un ottantesimo anniversario non secondario dal mio punto di vista, cioè che è quello del 7° congresso dell'Internazionale Comunista, che è quello in cui si vara una politica dei fronti popolari contro il fascismo e che ha dei risultati. Io credo, forse, diciamo, senza voler forzare molto le cose, ma che comunque la politica che deriva di fronte unito del CLN è in qualche modo il frutto anche di quella scelta fatta allora, fatta da un movimento comunista internazionale. E credo che su questa base sia importante anche perché sull'altro grande versante che ci ha ricordato Angelo Dossi, cioè la lotta contro la guerra, la lotta per la pace, questa violazione continua della Costituzione che è intervenuta proprio a partire, come esito, no? Diciamo almeno cronologico, ma sicuramente non solo cronologico, di quella svolta della Bolognina, no? Dell'intervento dell'Italia in guerra, e la cosa più pesante è stata ancora oltre che le imprese della prima guerra del Golfo, quella più pesante è stata guerra contro la Jugoslavia del 99, no? Dove era il governo del centro-sinistra, no? E con le giustificazioni di tipo ideologico pessime che furono allora adottate per questo, e con una prosecuzione poi in tutte le altre cosiddette operazioni di pace. Anche su questo terreno importante, ci sarà qui una relazione anche sul diritto di pace, insomma, è importante costruire fronti. Io credo, e mi soffermo semplicemente su questo, la questione del fronte implica non la fusione di tutti, di tutte le diverse identità che si sono prodotte nelle organizzazioni, prodotte nel corso della storia, della politica, non la rinuncia a queste, ma significa l'essere insieme con le proprie diverse identità. Questo è qualcosa che in Italia non sta riuscendo finora, ma sulla quale dovremmo provare anche a confrontarci
per poter provare a costruire quel fronte di resistenza e di contrattacco, di alternativa al quale ci invitava Angelo D'Orsi. Io credo che questo, diciamo, nel contesto attuale, che è un contesto, proviamo a ricordarlo, in cui vengono, diciamo, a condensazione una crisi strutturale del capitalismo non risolta. Poi possono, diciamo, c'è un'articolazione di analisi, ma insomma la crisi finanziaria è il prodotto di una crisi di sovrapproduzione di capitale e anche con una tendenza a distruggere il capitale che nella divisione anche della stessa Unione Europea viene scaricata come crisi contro i paesi periferici. Il caso greco, no? E il rapporto che si è stabilito, insomma, non solo la Grecia, su questo. E dunque una necessità di elaborazione della crisi e al tempo stesso una tendenza alla guerra. Noi non siamo nella guerra, c'è una guerra sul fronte sud, c'è una guerra sul fronte est, sul fronte russo. Ci sono condizioni che si sono aperte nella fase successiva all'89, in cui si mette in discussione l'equilibrio costituitosi nel mondiale, nel successivo alla seconda guerra mondiale, e si teorizza e si pratica l'unipolarismo statunitense, che cerca in ogni modo di affermarsi e con ricorso frequente alla guerra. E c'è poi assistiamo a una vastissima riorganizzazione, no? Profonda dei rapporti di forza mondiali. Quindi su queste cose, che questo che costituisce il contesto internazionale, poi si inserisce un caso italiano in cui l'attacco alla Costituzione che incubava già negli anni '80, questo poi diventa dilagante negli anni '90 e 2000, ci è stato detto come attraverso l'attacco alla memoria, alla narrazione della resistenza, poi passi l'attacco alla Costituzione, e questo attacco si manifesta su più settori, su più fronti, in cui tendenzialmente con questo combinato disposto di legge elettorale e trasformazione del Senato, però si passa a una forma diversa, si abolisce la forma del governo parlamentare e si tende, no, poi all'affermazione di una, questo è oggetto di analisi, di approfondimento, ma di una sorta di governo del partito unico, un partito della nazione. E quindi su queste cose occorre, credo, un grande sforzo, uno di messa a punto, di elaborazione, di conoscenza. Abbiamo oggi relazioni importanti su settori, su aspetti specifici, e credo che la costituenda associazione che intitoliamo Salvatore d'Albergo possa svolgere un ruolo importante in questo, prendendo, credo, ecco, un insegnamento fondamentale che mi pare che fosse nel lavoro di Salvatore, e cioè nell'analisi della sovrastruttura giuridica egli aveva sempre presente il rapporto con la struttura economico-sociale, per utilizzare un vecchio, forse sempre valido, armamentario, no? di Marx. E quindi di non considerare poi, attenzione, la sovrastruttura giuridica un a sé stante, e quindi la polemica anche contro il giuridicismo accademico, che è sempre presente sia nei colloqui che nei testi, insomma. E dall'altra parte però, attenzione, anche a non sottovalutare il ruolo della sovrastruttura giuridica e della sua specificità e persistenza. E quindi
anche la frequentissima polemica verso quell'espressione usata molto anche a sinistra da chi si considerava o si considera, tra virgolette, materialista o materialista storico, insomma, materialista, no? Della costituzione materiale, no? Perché questo significava dare per scontato in qualche modo, dare all'avversario per scontato in qualche modo che quella forma giuridica della costituzione fosse già di per sé sconfitta, superata. E invece l'invito che ci ha sempre fatto era quello a battersi perché quella forma, anche su quella forma si costituisse un argine, un fronte di resistenza. Anche perché, constatazione banale, ovvia, se quella cosa, se la costituzione materiale avesse già superato la costituzione formale, perché tante battaglie, tanto accanimento per cambiarla anche formalmente? Ora dico questo perché in un settore di sinistra si considera la battaglia per la Costituzione come qualcosa che sì, in fondo è passato, perché i trattati europei la modificano, le pongono impedimenti, e perché delle cose sono state già profondamente mutate, diciamo, nella pratica. Io credo che questo sia un errore, credo che come, diciamo, nucleo, come associazione, dovremmo invece lavorare perché venga, perché emerga il nesso strettissimo tra la struttura giuridica e struttura economico-sociale, e fare una battaglia specifica su questo. E in ultimo, diciamo, provando, perché sulla Costituzione nelle battaglie che abbiamo provato a farle, le facciamo, il fronte è stato finora anche frammentato e debole. Abbiamo avuto una manifestazione notevole, non di piccoli numeri, ad ottobre del 2013 a Roma, poi però la cosa non è andata avanti, si è frantumata. Abbiamo avuto anche l'iniziativa dell'AMPI, che veniva ricordata anche da Smuraglia, nell'aprile dello scorso anno, però non si riesce a costruire una linea di fronte comune su questo. Credo che su queste cose noi possiamo dare un contributo, possiamo lavorare al tempo stesso per tenere posizioni chiare e nette, ma anche per costruire fronti unitari, perché anche questo è un insegnamento della vittoriosa lotta di liberazione.